Ogni giorno dalla sala operativa di Firenze Smart vengono accese le 40.000 luci che illuminano la città. Un gesto semplice ma molto significativo che l'azienda ha voluto in talune occasioni riservare a personaggi e personalità che caratterizzano la vita cittadina. L'ultima in ordine temporale è stata Paola Lorenzini, discendente di Carlo Collodi, il celeberrimo autore delle avventure di Pinocchio, uno dei fiorentini più illustri. È toccato a lei, insieme al burattino più famoso del mondo, girare la chiave che permette di accendere in contemporanea tutte le luci della città. Ho raccolto questo invito con grande entusiasmo. Avere la pubblicità di Pinocchio, che comunque in qualche modo mi appartiene anche nel sangue, per lanciare un messaggio di speranza attraverso la luce, in un momento che è particolarmente difficile per l'umanità, ci sono tensioni e altro, e invece vorrei lanciare da Firenze attraverso Pinocchio, che ha girato per il mondo già chissà quante volte, da quando è nato, questo messaggio di speranza e di pace. Là dove manca la luce, manca la vita. Ma pensiamo al fatto che se la luce venisse a mancare, ci mancherebbe la sicurezza, ci mancherebbe la vita, ci mancherebbe la produzione, ci mancherebbe tutto. La luce è anche attraverso le sue fibre, i suoi canali, un mezzo di trasmissione di dati, e quindi non possiamo immaginare un mondo senza luce. Un evento fortemente voluto da Firenze Smart per lanciare un messaggio simbolico attraverso un personaggio universale. Abbiamo avuto l'onore di collegare e avere insieme qui una figura storica fiorentina e mondiale, che a livello internazionale rappresenta per l'umanità un messaggio importante, cioè cultura, sensibilità, crescita, conversione. E quindi amore per quello che si fa e per la voglia che si ha di diventare uomini. Pinocchio, ma la signora Paola Lorenzini rappresenta un continuum fra la sua discendenza e oggi la modernità. La modernità in Silfi è anche richiamo al passato. L'accensione delle luci, quindi il nostro luciaio, oggi si è collegato al nostro burattino, che però col suo ditino ha acceso la città di Firenze.